Matteo vive a Brindisi. Lì, nel rione Casale. Cresce e diventa un ragazzino vivace e curioso. Vuole scoprire tutti i lati belli della vita. Gli piace studiare, ama la musica e lo sport. La vita va avanti in maniera molto felice. Un giorno, a 13 anni però, accusa di disturbi alla vista. Le visite mediche rivelano che ha un tumore cerebrale. La vita resta sospesa. Lui tira fuori un coraggio pazzesco. Si riprende e ricomincia a vivere la sua vita normalmente. La sua passione per la musica lo spinge a dar vita, con l'aiuto degli amici, ad una band, i No Name. Le sue giornate sono intense e piene di cose da fare. Si appassiona alla chimica e per questo passa dall'Istituto Tecnico Giorgi all'Istituto Tecnico Maiorana, dove studia con grandissima passione. I compagni e gli amici stravedono per lui, perché è un ragazzo molto semplice e sempre disposto ad aiutare gli altri. Ah, e anche una ragazza che ama tantissimo. Ma la malattia ritorna. Tutto si interrompe. Quasi tutto. Non il suo altruismo e il suo coraggio. Durante la malattia non dirà mai le parole «Perché proprio a me?». Lui affronta tutto con grande coraggio. Dopo 3 interventi in Germania, nonostante la sedia a rotelle, lui riesce a preparare il suo esame di maturità, che però non riuscirà mai ad affrontare. Non la prenderà mai quella stupenda maturità, perché il 24 aprile del 2009 Matteo muore, a quasi 19 anni. Che cosa vi è rimasto di Matteo oggi? Beh, che dire, Matteo era... è sempre stato un buon amico. E nonostante i caratteri e le ideologie diverse, alla fine si poteva parlare con lui. Era pronto ad ascoltarti e a consigliarti, senza mai giudicare. La cosa che più è rimasta impressa era proprio il suo coraggio nel difendere chi era indifeso. Ed era proprio il modo in cui lo faceva, in un modo con pacatezza e con garbo, senza mai alzare la voce. Già, lo stesso coraggio con cui ha affrontato le difficoltà, le sofferenze, la malattia che più volte si è presentata. È stato eroico. A pensarci bene, non l'abbiamo mai visto piangersi addosso o disperarsi neanche il momento più buio. Noi siamo rimasti colpiti soprattutto quando, anche nel momento più duro, era sempre sereno, tranquillo, altruista a tal punto che anche nei momenti più difficili era lui a consolare noi. Come se quelli che avessero difficoltà fossimo noi. È stato davvero incredibile, una cosa fantastica. Sì, la fede in Matteo è l'aspetto che più l'ha caratterizzato e più lo caratterizza nei nostri ricordi. Una fede in Dio così straordinaria da non farlo mai sentire solo, da renderlo il più allegro e il più disponibile verso tutti. Rendiamoci conto, quando una persona intuisce che deve rinunciare alla vita di ogni giorno e agli affetti e anziché abbattersi, abbraccia la propria sorte per renderla un esempio di vita vissuta in piena coerenza con l'amore verso gli altri. Beh, se non è grandezza questa. Questa vita è dedicata a voi, a tutti voi, perché possiate prendere il testimone che Matteo ci ha lanciato, afferrando la sua mano tesa. Possiate voi riflettere la luce del Signore in ogni azione della vostra vita, in ogni singolo momento della vostra vita. Perché, ricordate, la cosa importante non è dire credo o non credo, ma non smettere mai di cercare. Perché, come sappiamo, chi cerca trova, giusto?